Visto che la bordura 240 di Hitomishide, che ho fatto vedere in occasione della nocciolina, è piaciuta molto, la faccio vedere per intero. Consiglio comunque di comprare il libro, sotto al video lascio il link al sito di IPS perché è un sito italiano e paga le tasse in Italia, ma si trova anche su Amazon e su altri siti e magari anche in qualche libreria ben fornita, perché non solo è giusto remunerare l'autrice con l'acquisto del libro, ma ci può dare anche tanti spunti e per me è una fonte di ispirazione. È sempre bello poter sfogliare un libro così. La bordura combina il doppio rombo traforato e la serpentina traforata e si sviluppa complessivamente su 12 maglie e 12 ferri, anche se la serpentina in sé ne richiede 4. Prima di partire facciamo due ferri di preparazione. Al primo tutte e 12 le maglie a diritto. Al secondo dobbiamo ottenere tutti i rovesci sul diritto del lavoro e solo due diritti qua e due diritti qua. Perciò, dato che è una bordura e usiamo i ferri dritti, voltiamo il lavoro e al secondo ferro di preparazione facciamo due diritti, due rovesci, quattro diritti, due rovesci e due diritti. Da notare questa maglia qua. Questo è un diritto ritorto perché io ora sono nel bel mezzo del lavoro. Tutti i ferri pari sul rovescio del lavoro si lavorano come si presentano, tranne questa maglia nella seconda metà del lavoro, perché nella seconda metà, all'andata, sulla sinistra del rombo faremo un gettato che poi al ritorno lavoreremo a ritorto appunto per chiudere il buco, perché come si vede non ci sono trafori sulla sinistra del rombo. Oltre alle 12 maglie della bordura ho avviato altre 10 maglie che lavorerò a maglia rasata diritta e anche se preferisco le maglie eastern con la parte destra rivolta verso dietro, qua per comodità userò le maglie classiche che hanno la parte destra rivolta verso di noi. Al primo ferro vero e proprio lavoro due diritti, un gettato, un diritto, un gettato, una diminuzione con l'inclinazione a sinistra. Faccio una cavallata. Le diminuzioni costituiscono i lati del rombo e nella prima metà sono inclinate verso fuori e nella seconda verso dentro. Poi ho tre rovesci di sfondo e ora la serpentina, che è fatta con una diminuzione, un gettato che si scambiano di posto. L'inclinazione della diminuzione è sempre contraria rispetto al gettato. Al ferro precedente avevo fatto prima la diminuzione e poi il gettato. Ora faccio il contrario. Gettato e la diminuzione. Visto che il gettato è sulla destra, la diminuzione avrà l'inclinazione verso sinistra. Quindi anche qua faccio una cavallata. Finisco con due rovesci di sfondo e il resto della maglia. Queste sono le maglie eastern di cui parlavo. Sono disposte così. Ma ora lavorerò sempre alla maniera classica e non eastern, per non confondere il gentil spettatore. Ecco, come dicevo, al ritorno al ferro pari lavoro le maglie come si presentano, i diritti a diritto, i rovesci a rovescio. Anche i gettati li lavoro a rovescio. Dimenticavo di dire che le ultime due maglie non le lavoro come si presentano. E qua non ci sono le maglie di vivagno perché praticamente le due maglie al margine costituiscono di per sé un vivagno, un bordino di due maglie a legaccio.
Perciò le ultime due maglie le lavorerò sempre a diritto. E ai ferri pari, ai ferri dispari sul diritto del lavoro, queste maglie andranno lavorate sempre o tutte e due a diritto, oppure qua avremo un diritto e qua una diminuzione lavorata comunque a diritto. Perciò al terzo ferro di nuovo due diritti, un gettato, tre diritti, e il rombo cresce, un gettato, una cavallata, mi rimangono solo due rovesci e la serpentina traforata. Prima avevo iniziato con il gettato, ora la diminuzione. Visto che il gettato è a sinistra, la diminuzione si inclina a destra. Lavoro due insieme a diritto classico, preso da davanti, e il gettato. Finisco con due rovesci. E al ritorno tutte le maglie che, come si presentano, tranne le ultime due che andranno lavorate a diritto. Sempre per ottenere queste due maglie a legaccio in fin dei conti. Il quinto ferro sarà un po' ingarbugliato. Inizio di nuovo con due diritti, poi un gettato, una diminuzione con l'inclinazione a destra, due insieme a diritto prese da davanti, un gettato, un diritto e quello centrale. Controlliamo quando avremo lavorato un po' e poi un gettato, una diminuzione con l'inclinazione a sinistra, un gettato, cioè è una cosa simmetrica rispetto a prima. Prima avevamo gettato, diminuzione, gettato, poi diritto alla maglia centrale e di nuovo gettato, diminuzione, gettato, e qua aggiungiamo un'altra diminuzione, sempre una cavallata, e rimane un solo rovescio di sfondo. Per la serpentina un gettato e una diminuzione con l'inclinazione a sinistra. Questo è anche logico perché così la diminuzione serpeggia. E finiamo con due rovesci. Sono al settimo ferro, ho superato la metà. Mentre nella prima metà avevamo più gettati che diminuzioni, e così il rombo si allargava e le diminuzioni guardavano verso fuori, ora al contrario ci saranno più diminuzioni che gettati e le diminuzioni saranno rivolte verso il centro. Ecco la cosa di cui parlavo, queste due maglie. La prima la lavoro come al solito a diritto. La seconda sempre a diritto, ma qua allo stesso tempo devo fare la diminuzione. Quindi faccio una cavallata e poi un gettato e un'altra cavallata, cioè un'altra diminuzione con l'inclinazione a sinistra, verso il centro. In questa maglia devo fare la nocciolina con tre mezze maglie alte, ma mi limito a due. Entro nella maglia centrale, la lavoro con l'uncinetto e faccio un gettato, estraggo una maglia, un altro gettato. E di nuovo torno nella maglia appena lavorata e così ho 5 fili sull'uncinetto. Prendo il filo e lo porto attraverso queste 5 maglie. Per fissare la nocciolina, prendo la maglia del ferro precedente, non quella appena lavorata, ma quella un ferro sotto, tiro su la zampina sinistra.
spingo in avanti la nocciolina e lavoro questa zampina sinistra e la maglia che avevo sull'uncinetto. Metto la maglia ottenuta sul ferro destro. Da questa parte simmetricamente faccio una diminuzione con l'inclinazione a destra verso il centro, un gettato, un'altra diminuzione con l'inclinazione a destra, e ora non per creare trafori ma per avere il numero corretto delle maglie faccio un gettato, ed è questo gettato che andremo a lavorare al ritorno a ritorto per chiudere il buco. Poi ho un rovescio e la serpentina, due insieme a diritto per avere l'inclinazione a destra e sulla sinistra il gettato. Finisco con due rovesci. Ecco, sono all'ottavo ferro. Questi sono due rovesci di sfondo. Questo è il traforo della serpentina traforata. Quindi qua lavoro tutto normalmente. Due diritti, due rovesci, poi un diritto che è il rovescio di sfondo sul diritto del lavoro, e questo traforo non mi serve, questo gettato lo devo chiudere e perciò lo lavoro a diritto ritorto. Il buco si è chiuso, tutto il resto come al solito, i rovesci a rovescio. I gettati a rovescio e le ultime due maglie a diritto. Al nono ferro il rombo continua a stringersi. Come al settimo faccio un diritto, una diminuzione, un gettato. Qua mi sono avvicinata al centro e invece di due diminuzioni singole ne faccio una doppia. Faccio una cavallata doppia, passo la prima maglia, lavoro due insieme a diritto e a cavallo. Simmetricamente un gettato, una diminuzione con l'inclinazione a destra, e questo gettato strano extra che lavoreremo poi a ritorto. Due rovesci, la serpentina, gettato e accavallata, e due rovesci. Al ritorno non dimentico di lavorare il gettato extra, questo a diritto ritorto, e tutto il resto praticamente a rovescio, e solo le ultime due maglie a diritto. All'undicesimo ferro, come gettati avremo solo questo extra, perciò faccio un diritto, una diminuzione, al centro mi rimane un solo diritto, simmetricamente una diminuzione, e diminuzioni sempre con l'inclinazione verso il centro, il gettato, 1, 2, 3 rovesci, la serpentina, due insieme a diritto e gettato,
e due rovesci. Anche qui al ritorno dovrò stare attenta a lavorare questo gettato a diritto ritorto. E così al dodicesimo ferro faremo praticamente quello che è quasi uguale al secondo ferro di preparazione, e cioè due diritti, due rovesci, quattro diritti. Solo che al secondo ferro di preparazione il quarto diritto è normale e qua è ritorto perché dobbiamo chiudere il buco. Due rovesci e due diritti. E si riparte. Chiaramente appena finito tutto è un po' stortarello, ma laviamo il capo, la coperta, quello che è, e la asciughiamo bloccata in forma puntando questi pizzi con gli spilli.